Cari lettori, è stato detto che la competizione è un'opportunità per farci affrontare prontamente le nostre più grandi sfide. Questo è l'anno in cui il Visconte ha deciso di prendere moglie. Hai davvero fatto questo? Ebbene sì, caro. Maestà, consentite che vi presenti la signorina Sharma e la signorina Edwina Sharma. Spero di piacere a qualcuno. Tutto ciò che dovrei fare stasera è avere ben chiaro qual è il tuo obiettivo. Un uomo raffinato. E ovviamente bellissimo. Non posso essere io l'unica a domandarsi se l'ex libertino con la L maiuscola sia pronto a sbocciare. È per l'amore che provo per la mia famiglia che cerco moglie usando la testa e non il mio cuore. Qualunque pretendente che desideri chiedere udienza alla signorina Edwina Sharma dovrà prima domare sua sorella. La sorella? Sua sorella. Newton è molto bravo a giudicare le persone. Boh, visto? A Anthony servirà tutto l'aiuto possibile. Ha asserito di cercare moglie per adempiere a un dovere e che non crede affatto nell'amore. Non dovremmo riconoscergli troppi meriti, vero? Il giocatore scarso rincorre il gioco, il giocatore scaltro rincorre l'avversario. Potrebbe guastarvi l'umore? Il mio umore rimarrà inalterato. Non trovi assolutamente nulla di coinvolgente sul suo conto? Sì, sì, suppongo di intuire come possa coinvolgere una persona. Tutto bene? Su, smettila, non sta bene fissare. È un sentimento potente incontrare qualcuno e sapere di conoscerlo in un modo diverso da ogni altro. Dopo la morte di tuo padre hai alzato un muro, come se l'amore per te fosse diventato una forma di debolezza in luogo della tua grande forza. Questa signorina ha davvero vinto il tuo cuore, il sentimento che ti rende impossibile distogliere lo sguardo da lei anche solo per un momento. Ma cosa accade quando un simile dovere confligge con gli imperiosi desideri del cuore? Per caso si hanno i presupposti di un consistente, corposo scandalo. L'onore è appeso a un filo che si fa sempre più sottile ogni minuto passato in vostra presenza. Voglio che mia sorella sia felice. Saprete renderla felice. Il vero amore ne vale sempre la pena. Comunque vada. Il peso delle sue parole è fin troppo gravoso per non curarmene. La scribacchina va intrappolata. Piano ingegnoso. Sì, ecco perché l'ho ideato.